Ciao a tutti, oggi ricominciamo a cucinare un pochino più seriamente di come abbiamo fatto in questo lungo periodo estivo con questo caldo così forte. Quindi oggi riaccendiamo il forno e facciamo un piatto che è completo perché facciamo delle melanzane ripiene di uovo a occhio di bue. È un piatto completo perché c'è il sughetto, ci si mangia un po' di pane, c'è l'uovo, c'è la verdura, è molto molto gustoso, perfetto anche da preparare in anticipo e riscaldarlo semplicemente il giorno dopo. Vediamo come si preparano. Vengono delle melanzane buonissime. Dopo 2 mesi passati a mangiare sempre insalate, prosciutto e melone, mozzarella e pomodoro, insomma si ha anche voglia un pochino di ricominciare a cucinare, anche se fuori è ancora molto caldo, però un pochino più di cucinato, insomma, qualcosina che facciamo noi si ha voglia. Allora questa sera io dovevo mangiare le uova, le melanzane, ho pensato di fare questa ricettina che ogni tanto faccio e ogni tanto cambio in base a quello, anche a quello che ho in frigorifero. Sono delle melanzane imbottite. Si fanno naturalmente tagliando la melanzana ben lavata a metà, poi la incidete a croce, avete visto come ho fatto la polpa, la incidete bene con un coltellino facendo attenzione a non bucare la buccia fuori. 20 minuti a forno statico, 250 gradi preriscaldato. Io vi dico 20 minuti, ma poi le melanzane non sono tutte uguali, quindi voi dopo 20 minuti controllate, se è necessario, altri 5 minuti. Devono diventare morbide e iniziare a scurirsi per bene, insomma, deve cucinarsi bene la polpa. Prepariamo nel frattempo un sughetto di pomodoro. Io lo faccio con la cipolla mia, quella bianca che oramai ho in congelatore, vi ho fatto vedere, scusate, che è congelata, ma non succede niente, è buonissima, quindi la uso anche per i video. E ci metto la polpa di pomodoro. Poi questa sera ho il pomodoro fatto in casa da un'amica mia, quindi proprio questa salsa, anche così semplice, cipolla e pomodoro, è buonissima. Sono trascorsi i minuti di cottura della melanzana, quindi noi vedete come sto facendo, con un paio di cucchiai andate a scavarla, sempre anche qui facendo attenzione a non andare a rovinare la barchetta che si è formata. Noi dobbiamo prendere solo la parte della polpa, quella che vi viene via morbida, che si è cotta. Se sotto ancora ha bisogno di cottura, non vi preoccupate perché adesso noi le rimetteremo in forno. La polpa che avete tolto la mettete nel pomodoro, pomodoro e cipolla, e viene un sughetto super saporito con cui andremo a riempire di nuovo le nostre barchette, chiamiamole così, barchette di melanzane. Io avete visto, prima ero partita, ne avevo fatte solo due, poi dopo due erano poche, per cena ne ho fatte quattro. Andate ad aprire un uovo. Allora, quelli bravi, ricercatissimi, lo fanno prima su un piatto, io lo faccio direttamente qui, vi faccio vedere anche quello che può capitare. Chiaramente, se sono tanto piccole, le melanzane non vi terranno bene un uovo. Regolatevi voi, prendete delle melanzane medio-grandi in modo che avrete una cavità sufficiente per sistemarci l'uovo. Un pochino di sale naturalmente sopra l'uovo, un pochino di parmigiano e in forno. Adesso la cottura in forno, questa va molto a gusto personale. Il forno adesso lo abbassiamo. Ah, scusatemi, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Sì, praticamente mi era avanzato un po' del sughetto fatto anche con l'interno della melanzana, no? Quindi un sugo di pomodoro, cipolla e melanzana. L'ho frullato e questo è un sughino o per una bruschetta o per condire una pasta
che è una meraviglia, quindi assolutamente in cucina non si butta mai niente, questo lo mettiamo da parte, lo possiamo anche congelare, ce l'abbiamo per la pasta una volta. Ma torniamo alla nostra ricetta. Vi dicevo, il tempo di cottura, una volta messo l'uovo, sarebbe 20 minuti, ma se vi piace un pochino più avanti di cottura e non vi dispiace che l'uovo si cuocia bene bene, potete anche andare un pochino oltre, oppure potete mettere inizialmente solo l'albume e il tuorlo aggiungerlo quando mancano 4-5 minuti. Vedete voi in tutti i modi, poi dopo questi sono gusti personali, raggiungete voi il grado di cottura che vi piace, una ricetta deliziosa. Arrivederci al prossimo video.